Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cacao e Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, albumi, tuorli, cacao amaro, fecola di patate, Nutella e cioccolato fondente fuso. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Togliere dal boccale 100 g di zucchero. Aggiungere allo zucchero rimasto i tuorli. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 5. Trasferire in una ciotola capiente e lavare e asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, posizionare la farfalla sulle lame, mettere gli albumi, chiudere con il coperchio senza il misurino e li facciamo montare per 6 minuti a velocità 3,5 e dopo 3 minuti aggiungere dal foro del coperchio lo zucchero a velo. Gli albumi sono ben montati, aggiungerli nella ciotola con i tuorli. Amalgamare bene con la spatola. Aggiungere la fecola di patate setacciandola ed amalgamando delicatamente. Aggiungere il cacao sempre setacciandolo, un po' per volta. Trasferire il composto in una teglia da 35x30 rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 9 minuti. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente e dividere in due parti uguali. Mettere sulla base la Nutella morbida. E livellare bene. Sovrapporre l'altra metà. Ricoprire con il cioccolato fondente fuso.
torta cacao e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!